Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi presentiamo un prodotto in anteprima assoluta. Sto parlando del Alcatel One Touch Duet Up, un telefono che ancora non è stato distribuito nei negozi e che Alcatel ci ha gentilmente messo a disposizione per questa anteprima. Colgo l'occasione davvero per ringraziarli per la disponibilità. Differentemente da quello che facciamo di solito, oggi facciamo anche una specie di brevissimo unboxing, sostanzialmente guardiamo la scatola, perché sulla scatola sono fotografati gli elementi caratteristici di questo apparecchio, le due SIM, perché è un telefono dual SIM, e le due cover. Infatti questo telefono ha la possibilità di modificare i colori del proprio aspetto cambiando le SIM, sia la parte posteriore che addirittura la cornicetta laterale. Quindi potremmo avere frontale nero con la parte posteriore azzurra, frontale nero con la parte posteriore rosso bordeaux, o addirittura mescolare tutti questi tre colori, quindi per cambiare faccia al nostro telefono. Come dicevo, telefono che supporta anche la doppia SIM, la prima con connettività 3G, la seconda con connettività 2G. Il telefono dovrebbe essere disponibile nei negozi dalla fine del mese di febbraio ad un prezzo consigliato di 149 euro, un prezzo secondo me davvero davvero molto interessante. Vediamo brevemente questo apparecchio, un telefono costruito completamente in plastica, non eccessivamente pesante, stiamo parlando di 123 grammi di peso. Abbiamo poco più di 11 cm di altezza, 5,8 di larghezza e 12,1 mm di spessore. Nella parte anteriore troviamo i consueti 4 tasti di Android, tasto di ritorno, la lente di ricerca, menu contestuale e il tasto home. Capsula auricolare, annegato nel vetro abbiamo anche il sensore di prossimità, display da 3,2 pollici con risoluzione 320x480 pixel, quindi una risoluzione HVGA. Display con una buona luminosità e anche una discreta riproduzione di colori. Il cuore di questo telefono è un processore da 650 MHz di clock con 150 MB di memoria interni, di cui circa un centinaio sono a disposizione dell'utente. La memoria è espandibile anche con una scheda di memoria micro SD, nella scatola ne troveremo una di 2 GB. Non riesco a fornirvi il dato preciso della memoria RAM perché nei comunicati stampa non è stato previsto, e il programma che permette di visualizzarla dal market in questo momento non riesco a caricarlo perché ho qualche problema a connettermi al market oggi. Comunque ritengo abbastanza probabile che il telefono disponga di 512 MB di memoria RAM, poi magari lo verificheremo con certezza successivamente. La parte radio è HSUPA a 7,2 megabit, HSDPA a 5,76 megabit, presente il wifi e il bluetooth in versione 4.0, presente naturalmente anche il GPS. Nella parte destra del telefono troviamo bilanciere per il controllo del volume, il tasto di accensione del telefono o per metterlo in standby, un piccolo spazio per un laccetto, nella parte inferiore nulla. Nella parte di destra una presa micro USB, qui l'incavo per permetterci di aprire il nostro cover, presa da 3,5 mm per le cuffie auricolari, fotocamera da 3 megapixel sprovvista di autofocus e LED flash, abbiamo qui lo speaker di sistema e sotto al cover una batteria da 1200 mAh. Diciamo subito che la parte multimediale, cioè della fotografia e dei video, è poco più che sufficiente. Naturalmente si fa sentire sia la mancanza della messa a fuoco automatica che del flash. Di fatto avremo delle immagini assolutamente valide in buona presenza di luce, quando invece la luce calerà ci sarà un conseguente proporzionale decadimento sia delle immagini fisse che dei video. Vediamo qualche caratteristica saliente di questo telefono. Come si può vedere, nella parte alta troviamo una sorta di triplo indicatore che ci sta a indicare la presenza di campo delle due SIM che stiamo utilizzando e se la prima delle due
ha la copertura UMTS o HSDPA. In questo caso abbiamo la HSDPA e ci viene segnalato con la H. Se scorriamo verso in basso la nostra tendina delle notifiche di Android, vedremo visualizzati anche i nomi dei gestori. Andiamo a vedere un attimo la parte telefonica, che è quella che viene maggiormente coinvolta naturalmente dalla doppia SIM. Avremo l'indicazione in alto a sinistra della SIM che abbiamo scelto come prioritaria. Esiste una voce all'interno delle impostazioni del telefono che ci permetterà di decidere quale delle due SIM debba essere quella prioritaria. Io naturalmente ho impostato la SIM 1 anche perché, come dicevo, la SIM 1 offre la connettività 3G che la SIM 2 non ha. Se però volessimo modificare queste cose, ci basterà ancora scorrere verso il basso la nostra tendina per variare. Vogliamo la SIM 2, premiamo sul tasto della SIM 2 e il telefono imposterà come prioritaria la SIM secondaria. Torniamo alla 1, abbiamo tastierino a 9 tasti dotato di ricerca intelligente, ci basterà comporre il numero e il sistema ci ricorderà che prima di inviare la chiamata che stiamo utilizzando in questo caso la SIM 1, se ci fosse impostata come prioritaria la SIM 2, che stiamo chiamando con la SIM 2. Invariate le funzioni basiche del tastierino, quindi abbiamo poi l'elenco delle chiamate fatte, ricevute e perse, l'elenco dei nostri contatti e i gruppi preferiti che vorremmo creare. Diciamo subito che la parte telefonica è assolutamente soddisfacente sia per quanto riguarda la tenuta del segnale, direi anche nella media sia la qualità della capsula auricolare e anche il volume, forse potrebbe essere leggermente più alto, ma non crea nessun tipo di problema nell'utilizzo. Vediamo qualche altra cosa. Entriamo un attimo nei menu per vedere qualche software precaricato. Abbiamo AccuWeather, che è un programma per la visualizzazione delle previsioni del tempo. Abbiamo naturalmente il nostro browser, anzi lo apriamo subito per dargli un'occhiata. Adesso sta caricando il nostro sito. Ecco, per quanto riguarda il browser non mi pare che ci sia moltissimo da dire, nel senso che anche su questo telefono di fascia prettamente economica il browser mette in risalto delle buonissime prestazioni sia nella velocità di caricamento della pagina che nella sua riformattazione. Presente naturalmente il pinch to zoom, ogni tanto è presente qualche leggero impuntamento. Naturalmente, come dicevo, la piattaforma hardware non è delle più recenti, non è delle più potenti, ma direi che la qualità della navigazione oramai non rappresenta più una novità quando si tratta di testare dei terminali Android. Assolutamente soddisfacente. Andiamo a visualizzare, come dicevo, qualche altro programma. Troviamo precaricato anche il client di Facebook per accedere al social network più famoso. Abbiamo il file manager per la gestione dei nostri singoli file, la galleria per le nostre immagini, presente il pinch to zoom anche nella galleria, software di controllo della fotocamera e naturalmente, partendo dalla casella Gmail, tutto il pacchetto di programmi che viene incorporato da Google nel suo sistema operativo, quindi Google Talk, il client di Google Plus, il navigatore, insomma tutte queste applicazioni che fanno parte del pacchetto di Android. Presente anche l'Office Suite per la visualizzazione dei file Microsoft Office. Non è possibile fare l'editing dei file, bisogna acquistare la versione Pro di questo software. Bene, io ecco naturalmente presente anche il client di YouTube, tutti i programmi normali che siamo abituati a trovare su questi telefoni. Bene, io direi senz'altro che è un telefono assolutamente soddisfacente. Economico nella fase di acquisto, con delle buonissime prestazioni quando viene utilizzato come normale telefono, ha poi questo grosso valore aggiunto del fatto di essere un dual SIM anche piuttosto ben funzionante. Non lo dico casualmente ben funzionante perché di recente ho provato qualche altro modello di qualche altro marchio che
aveva dei problemi durante lo switch tra una sim e l'altra, frequenti blocchi, addirittura riavvi di sistema, che su questo Alcatel non ho trovato. Non vi riesco a dare un dato preciso per la durata della batteria, in quanto la prova odierna è stata piuttosto breve, poco più di mezza giornata. Direi che con un utilizzo parco si può arrivare a sera, tipico di tutti i telefoni Android, spremendolo un po' di più probabilmente si fa fatica ad arrivare a sera. Bene, ringrazio ancora Alcatel per la disponibilità di questo esemplare e un saluto da Ivan.